Spero mi sentiate bene, buongiorno a tutti, grazie per esservi iscritti e partecipare a questa sessione di TDC Next di oggi. Oggi di cosa parleremo? Parleremo del business plan e del futuro di questo contratto con connesse integrazioni con il programma CSP. E questo webinar sarà tenuto da me. Io sono Alessandro Bordonovo e in TDC Next mi occupo di sviluppo commerciale del mondo cloud e hosting Microsoft. E dalla mia collega Nicla Scaringi, Sales Operation Specialist, sempre in TDC Next. Buongiorno a tutti. Buongiorno Nicla, buongiorno a tutti. Allora, nei prossimi 30-40 minuti parleremo fondamentalmente di tre concetti. TDC Next come partner di consulenza e servizi per il canale, le novità legate al programma SPLA e CSP, la gestione degli ordini SPLA e poi apriremo spazio a dovervi rispondere a tutte le vostre domande. Partiamo dal primo punto, direi, iniziamo questo webinar, partiamo dal primo punto. TDC Next come partner di consulenza e di servizi per il canale. Perché metto questa parte in questo webinar? Perché credo che quando parliamo di brand importanti come Microsoft sia fondamentale e importante avere anche un partner dietro, non solo un distributore. E so perfettamente che quando parliamo di distribuzione magari può sembrare strano unire anche un'azienda di servizi, ma noi l'abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Nello specifico, oltre a fare l'antico e difficile mestiere del distributore e quindi poter sottoscrivere con noi i contratti, ad esempio Microsoft, ma non solo, oltre a fare il mestiere del distributore cosiddetto a valore, quindi darvi supporto di licensing e informazioni tecniche sui prodotti che noi trattiamo, noi abbiamo da un paio d'anni veramente aperto un'azienda di servizi, una fabbrica di servizi per il canale. Per il canale perché noi non vendiamo direttamente al cliente finale, ma eventualmente andiamo insieme a voi, dei vostri clienti, è una fabbrica di servizi che riguarda sia la parte preliminare alla vendita, sia la fase di installazione quindi di delivery, sia la parte di post vendita. Questa ormai è un'azienda globale, in Europa operiamo in 16 paesi e già diversi partner hanno già fatto progetti con noi. Per cui vi volevo sensibilizzare sul fatto che potete veramente coinvolgerci nei vostri progetti, sia magari per mancanza di tempo o di competenze, e vi esorto a testare la nostra professionalità. Soprattutto, ripeto, legato al mondo Microsoft. Legato al mondo Microsoft perché legato a questi programmi noi possiamo costruire con voi un pacchetto di servizi che riguarda sia, come dicevamo prima, la parte di prevendita, quindi con consulenza, progettazione, demo, analisi e poi l'installazione del servizio, la parte ovviamente di certificazione che è legata a questa fase iniziale, noi siamo anche un training center, e costruire un pacchetto poi che si completa anche di una fase di post vendita legata all'help desk e al monitoraggio delle risorse cloud che voi siete andati ad attivare. Questo perché, come sapete, il programma CSP presuppone che il provider del servizio di help desk siate voi e il vostro distributore, e abbiamo quindi costruito dei pacchetti che danno maggior valore anche al vostro supporto per i vostri clienti. Questo cosa significa? Che chi aprirà il contratto, chi ha il contratto CSP e SPLA con noi, ha compreso nella nostra partnership un supporto, come dicevamo, di licensing e di prevendita, e per quanto riguarda il contratto CSP, la possibilità di avere un help desk che fa troubleshooting di primo livello in orario lavorativo e nel caso apre ticket verso Microsoft, e qui Microsoft gratuitamente risponderà e prenderà contatto con voi con la logica del best effort, cioè appena possibile prenderà contatto con voi. Per il contratto SPLA invece diciamo che avete accesso diretto al ticket di Microsoft, ma con la logica gratuita, sempre con la modalità best effort. Se noi andiamo ad attivare i nostri advanced services, il messaggio che vi lascio è che potrete dare maggior valore al vostro supporto per i vostri clienti. Perché? Perché a fronte di un corrispettivo economico possiamo andare ad attivare dei pacchetti appunto di pre e post vendita, e soprattutto nella fase di
post vendita potrete avere la possibilità di estendere il supporto gratuito lato cloud a un supporto premium Microsoft, che vi darà la possibilità di avere dei tempi di intervento concordati, anche H24, e soprattutto questo supporto premier potrà essere esteso a supporto del vostro data center on-premise, quindi anche dal data center da cui voi erogate servizi ai vostri clienti. Questo secondo me chiude un po' il cerchio, perché oltre ad avere dei servizi ovviamente gratuiti, compresi nella nostra partnership, che spero troverete già interessanti, con gli advanced services veramente potrete elevare anche il livello di supporto e di servizio presso i vostri clienti. E quindi vi esorto a prendere in considerazione TD SYNNEX davvero come vostro non solo distributore a valore di riferimento, ma anche come partner di consulenza. Proprio perché io penso che brand come Microsoft, ma anche altri brand cloud o infrastrutturali che noi trattiamo, meritano un certo tipo di supporto. Ci sono poi anche altri add-on in questi support services. Poi chi sarà interessato possiamo stabilire modalità di ingaggio, eccetera, 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 e anche un piano economico a voi più congeniale. Quando parliamo di Microsoft, il nostro ruolo quindi è quello anche di darvi, di essere degli advisor e di darvi uno sguardo sulle novità, perché appunto ai contratti con noi può fare riferimento a me, lato SLA e CSP, oltre che ovviamente agli altri colleghi. E oggi ci sono delle interessanti novità legate all'evoluzione del contratto SLA e all'integrazione con il mondo CSP. Partiamo da alcuni concetti chiave di cui abbiamo parlato in questi mesi, in questi anni. Tutti i temi di mobility. Quindi l'integrazione da questi due contratti, l'integrazione tra un data center on-prem gestito da voi e il cloud Microsoft, come avviene? Avviene con dei concetti di software assurance, di authorized mobility partner, di qualified multi-tenant hoster, di Azure Hybrid Benefit, e due casi molto importanti sono l'erogazione di un pacchetto Office in remote desktop e delle sessioni virtual desktop. Per cui teniamoci un attimo a mente questi concetti e adesso entriamo nello specifico di quello che è oggi e di quello che sarà domani. Di base, per cosa è nato il programma SLA e il programma CSP? Facciamo un excursus dall'inizio in modo tale che ci condividiamo un filo conduttore. Poi mi direte alla fine se ha il suo. Il Service Provider License Agreement è nato prima del modello CSP e di fatto nasce per abilitare un rivenditore ad erogare servizi dal suo private cloud, dal suo data center. Mentre il programma Cloud Solution Provider permette di erogare dei servizi dal cloud Microsoft. Questi due contratti, se inizialmente potevano essere alternativi, lasciatemi dire alternativi, in realtà oggi sono due facce della stessa medaglia. Perché sono due contratti che di fatto hanno un'interazione e un'integrazione sempre maggiore. E soprattutto sottoscrivendo questi contratti, più eventualmente altri contratti che noi come TD SYNNEX mettiamo a disposizione, potete effettivamente poi fare il service provider e quindi fare l'MSP. Il programma SPLA di fatto cosa licenzia? Dei sistemi operativi o degli applicativi server che voi installate on-premise sul vostro data center da cui erogate servizi a terzi. E eventualmente, ad esempio, un pacchetto Office tradizionale, standard o pro che voi date in modalità remote desktop. E questo qual è la grande differenza tra il licensing tradizionale? Che lo potete fare su hardware condiviso, cosa che invece nel licensing tradizionale, il cliente che ad esempio acquista una licenza di Exchange Server, facciamo un esempio, lo deve installare su suo hardware dedicato, la licenza è intestata a lui. Con il programma SPLA invece vi intestate voi la licenza e erogate servizi a terzi. Il programma CSP invece cosa ha sempre licenziato? La parte IaaS e PaaS di Azure, quindi l'infrastruttura cloud da cui potete pescare dei servizi, e gli applicativi tipici software as a service, basati su tenant cliente, come ad esempio Office 365. Le licenze SPLA e questi applicativi in CSP sono sempre coperti da software assurance. Teniamocelo a mente perché sarà uno dei temi di cui parleremo dopo. Cosa abbiamo visto in questi anni? Che l'Office preso in 365 può essere erogato in modalità remote desktop solo su hardware dedicato al cliente.
E in CSP io posso andare a prendere e aprire delle sessioni e licenziare gli utenti che accedono alla sessione di Virtual Desktop, ad esempio con Windows 10 Enterprise e 3, ma a patto che l'infrastruttura che ospita queste sessioni di Virtual Desktop sia su Azure, quindi lì Azure Virtual Desktop. Perché viceversa, nello scenario VDI tradizionale, si usa ancora il vecchio contratto open con la licenza VDA, hardware dedicato del cliente, licenza VDA che licenzia i device in sottoscrizione che si collegano all'utenza. Il programma CSP oggi tendenzialmente ormai è il programma di punta, perché come sapete all'interno del programma CSP siamo andati ad inserire anche tutta quella parte di licenze on-premise, quindi Windows Server e così via, perpetua, che prima erano solamente in open, e anche la parte di software assurance legata a queste licenze. E da qui un punto su cui parleremo dopo. Quindi licenze anche on-premise, Windows Server, Exchange Server, SQL e così via, anche con software assurance prese all'interno del programma CSP. Per questo diciamo che è stata l'evoluzione degli ultimi anni. Questa slide, diciamo, racchiude quello che tendenzialmente negli ultimi anni abbiamo sempre fatto. Negli ultimi anni poi cosa abbiamo fatto? Microsoft ha creato i primi scenari di integrazione tra questi due contratti, per cui, ad esempio, se vado a aprire un'infrastruttura su Azure, Azure mi dà la possibilità di utilizzare gli Azure Hybrid Benefit, quindi di ospitare le licenze Windows Server, SQL, Exchange Server e così via sul data center Azure, se coperto da software assurance. Per chi è al contratto Splunk, poteva sì, cliente sempre che aveva delle licenze di applicativi server, non Windows, di applicativi server come SQL, SharePoint e così via, aveva la possibilità di spostarle sul data center vostro, se Authorized Mobility Partner, e poi c'era un programma specifico, il Qualify Multitenant Hoster, che vi dava la possibilità di ospitare anche su hardware condiviso pacchetti Office erogati in remote desktop e sessioni virtual desktop licenziate con Windows 10 Enterprise. Però il Qualify Multitenant Hoster era legato specificatamente ad alcune tipologie di service provider. Quindi abbiamo questo, diciamo, questo tridente: Authorized Mobility Partner, gli Azure Hybrid Benefit se andavamo su Azure e per certi casi il Qualify Multitenant Hoster. Qual è stata la grande novità che Microsoft ha introdotto a partire dal primo di ottobre? La Flexible Virtualization, cioè una modalità di licensing che permette al cliente di spostare tutte le licenze coperte di software che non sia un listed provider, anche su hardware condiviso. Un listed provider sono i grandi public cloud, Azure ad esempio, perché su Azure abbiamo le regole di cui parlavamo prima, Alibaba, AWS, Google, IBM e così via. Per cui oggi, se prima tendenzialmente c'erano dei vincoli e tra quelli che vedevamo prima, oggi voi tutti potete essere un authorized outsourcer, cioè avere la possibilità di ospitare sul vostro data center licenze dei clienti intestate ai clienti come Windows Server, applicativi server, l'Office di Office 365 e sessioni virtual desktop basate su Windows 10. Alessandro, scusami se ti interrompo, sì. Stanno segnalando alcuni partecipanti che hanno delle difficoltà a sentire bene, sì, l'audio. Sicuramente poi ci sarà una parte finale di domande, non so se, perché penso che si sia perso qualche pezzo. Eventualmente poi le vediamo dopo. Tu mi senti, Nicla? Io sì, però a volte si sente un po', come segnalano, la voce un po' rimbombante. Okay. Potrebbe essere la connessione. Facciamo così, riprendo questo punto che secondo me poi è quello più importante, della flexible virtualization. Quindi, torno sulla slide di prima. Se tendenzialmente noi eravamo abituati ad avere all'interno del programma SPLA un authorized mobility partner, cioè qualcuno che poteva ospitare applicativi server coperti da software assurance in data center, un qualify multitenant hoster che poteva fare questo, più erogare pacchetti Office e sessioni virtual desktop, e poi c'erano gli Azure Hybrid Benefit solamente legati ad Azure,
Oggi il messaggio che vi lascio è che con la flexible virtualization tutti voi avete la possibilità di essere degli authorized outsourcer, cioè i clienti che hanno preso delle licenze comprensive di software assurance potranno portare sul vostro data center, licenziato oggi con il programma SPLA, queste licenze. Per cui faccio un esempio: se il vostro cliente ha una Microsoft 365 Enterprise Apps che voi gli avete erogato tramite pacchetto CSP e oggi la usa, ad esempio, sul suo hardware locale, avrà la possibilità di spostare questo pacchetto Office presso il vostro data center e voi anche su hardware condiviso quel pacchetto Office potete erogarlo in modalità remote desktop. Questa è una cosa che tendenzialmente prima potevano fare solo i Qualify multi-tenant hoster. Quindi da questo punto di vista, dal 1° di ottobre si aprono degli scenari per voi service provider di grossa integrazione tra il programma SPLA ed il programma CSP. La stessa cosa, ad esempio, si può fare per licenziare le sessioni virtual desktop. Quindi voi siete abituati a licenziare un virtual desktop, come diciamo prima, o on-premise a casa del cliente su hardware dedicato con la VDA, oppure tramite gli Azure Virtual Desktop utilizzando Windows 10 Enterprise che prendete in CSP. Oggi quel Windows 10 Enterprise E3 che prendete in CSP avete la possibilità di spostarlo sul vostro data center e anche su hardware condiviso fornire una sessione Virtual Desktop ai vostri clienti che hanno già la licenza di Windows 10 Enterprise presa all'interno del programma CSP. Per cui attivando il programma SPLA e CSP avrete la possibilità di integrare i due mondi e il vostro data center unito a quello di Microsoft potrà essere visto come quasi una cosa sola da cui erogate da un tutt'uno servizi ai vostri clienti. Le altre novità che ha Microsoft spinto da ottobre sono la necessità di rimuovere dal 2025 tutte le licenze SPLA dai listed provider, quindi come dicevamo prima i listed provider sono Azure, AWS, Google, eccetera, eccetera, eccetera. Se oggi voi avete sottoscritto un contratto SPLA e aprite, ad esempio, una macchina senza sistema operativo sul cloud di IBM, faccio un esempio, e licenziate quella macchina con un sistema operativo o delle RDS CAL prese nel programma SPLA, dal 2025 questo non si potrà più fare. Il programma SPLA sarà legato solamente al vostro data center. Nel caso, quel listed provider dovrà usare il suo programma SPLA per licenziare quelle macchine. Vi avviso che dal 2023 il listino SPLA avrà delle differenze di prezzo, alcune in aumento. E poi chiudo solamente con un programma che ovviamente non riguarda tanto il distributore, ma è legato ad alcuni partner, il Qualified Multitenant Hoster, andrà a morire e subentrerà il nuovo programma chiamato CSP Hoster, che di fatto sfrutterà la flexible virtualization di cui parlavo prima, ma avrà la possibilità di creare dei pacchetti di installazioni di virtual desktop e di office in RDP con logica del pre-build, cioè preconfezionati. Però di fatto questa è una finezza legata ad alcuni partner. La grande novità è che se prima voi non potevate erogare sessioni virtual desktop e office preso dal mondo 365 in remote desktop sul vostro hardware condiviso, oggi lo potete fare. E anche tutte quelle licenze di Windows Server o di applicativi server che i clienti oggi magari hanno comprato, ad esempio nel programma CSP, come dicevamo prima, in software subscription e quindi con software assurance, potranno essere spostate sul vostro data center e licenziarli per i virtual core delle virtual machine che voi avete creato su hardware condiviso. Quindi secondo me queste sono le grandi novità che oggi vi volevo giusto accennare, che poi ovviamente con ciascuno di voi possiamo andare a vedere nello specifico. Spero che vi abbiate sentito bene. C'è già una domanda di Gianluca, se vuoi Gianluca ti rispondo anche subito. Quindi portiamo M365 5 business server con CSP del cliente sul nostro data center, ma io devo usare RDS in CSP del cliente
o posso usare l'RDS SPLA o posso usarle indifferentemente. Da questo punto di vista, se hai delle licenze RDS in CSP già con software assurance, userei quelle. Viceversa, se il cliente non ce l'ha, da questo punto di vista puoi usare le tue RDS SPLA. C'era anche un'altra domanda, Alessandro, in chat. Un cliente chiedeva: se ho capito bene, posso installare sul mio hardware condiviso delle licenze Windows Server del cliente? Esatto. Licenziandoli per i virtual core delle virtual machine che voi andrete a creare. Per cui, tipico esempio di hardware, create con Windows Server quello che avete originariamente preso in SPLA, un cluster con delle virtual machine. Queste virtual machine voi le dedicherete a ciò cliente, quindi là può essere condiviso, ma quella virtual machine che voi dedicherete ad esempio al cliente Alessandro, da questo punto di vista il cliente che ha già preso un Windows Server con Software Assurance, da questo punto di vista potrà andare a licenziare quella virtual machine con un minimo di 16 core per quella macchina, perché ovviamente ha minimo 16 core presi con licensing tradizionale in CSP. Per cui questa diciamo che è la grande novità. Potete quindi creare delle virtual machine e queste virtual machine non licenziarle per forza con il licensing SPLA, come dicevamo prima, ma licenziare le virtual machine che dedicherete al cliente ABCD con le licenze Windows Server con Software Assurance che il cliente ABCD ha preso e vi può portare sul vostro data center senza che voi dobbiate dedicargli una macchina e senza che voi dobbiate licenziarle con il programma SPLA, visto che lui le ha già prese con Software Assurance con il modello CSP. Ce n'è un'altra, sempre in chat, Alessandro. Nel caso le licenze di Office siano del cliente, noi non siamo a conoscenza se la quantità è coerente con l'utilizzo. Siamo deresponsabilizzati? Sì, perché le licenze sono del cliente, per cui sono appoggiate sul tenant cliente e quindi il cliente ha firmato il Microsoft Customer Agreement. Da questo punto di vista sì. È ovvio che però se questa cosa, lasciatemi dire, la gestiamo su un data center vostro, di conseguenza è vero che in caso di audit Microsoft fa l'audit in questo caso al cliente, però da questo punto di vista è bene che voi sappiate quanti utenti il cliente ha e quanti ne deve gestire. E da qui la possibilità di darglielo con il vostro CSP. È da lì che si chiude il cerchio. Per cui con lo SPLA licenziate in contratto il vostro data center, con il programma CSP, che ovviamente potete sempre fare con voi, vi darete quelle licenze di 365 che lui vi porterà in data center. Così, gestendole voi, saprete effettivamente quante ne ha e quante ne sta usando. Ne abbiamo anche un'altra. Sì. Confermi che per Office 365 su RDS, nostro data center, è possibile utilizzare le Business Premium oltre che le E3? Si possono usare anche le Business Premium, esatto. Inizialmente su questa cosa Microsoft, essendo partita da ottobre, io me la sono studiata abbastanza bene, è partita solo con Microsoft 365 Enterprise. Poi, parlando con Microsoft, è possibile anche usare la Business Premium, perché di fatto oggi nel licensing dedicato al cliente, la Business Premium, licenzia il pacchetto Office anche in remote desktop e su virtual desktop. Ok, per il momento non ce ne sono altre, Alessandro, magari allora, poi arriveranno. Perfetto. Allora, io, ovviamente questi sono i miei contatti, ma ve li lascio anche dopo. Io adesso do l'accesso alla mia collega Nicla, così parliamo del terzo punto, cioè la gestione della parte di ordini, una volta che gestite il contratto sulla Dimmi, Nick, okay. Se hai la condivisione. Adesso sto provando ad andare avanti. Vediamo, mi dice che ho il controllo, ma non mi fa andare avanti. Un attimo solo, forse ci siamo. Sì, vai. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Mi aveva già presentata il mio collega Alessandro prima.
Oggi vedremo insieme tutta la parte che concerne l'inserimento degli ordini per la reportistica SPLA. Iniziando tutto, vi dico che il portale per l'inserimento degli ordini SPLA è differente rispetto a quello del CSP, quindi in questo caso non parliamo del portale StreamOne, ma l'inserimento dell'ordine avverrà attraverso il nostro sito InTouch. Nel momento in cui accederete appunto al nostro sito, vi troverete una barra con le varie possibilità, dovrete andare nella sezione Software e successivamente cliccare nella parte XSP, quindi anche differente da quello che è il software hub o i rinnovi per quanto concerne invece gli altri vendor software. Cliccando nella parte XSP ci ritroveremo all'interno di un reporting dashboard dove saranno visibili, qualora abbiate già effettuato ordini per SPLA tramite il nostro distributore, la reportistica mensile. In questo caso qui vedrete tutti quelli che sono i dettagli del report che potrete andare a confermare. Avrete anche un bottone dove c'è la I di informazioni, dove cliccando all'interno avrete la possibilità di vedere ulteriori dettagli, quindi quello che è il vostro numero di contratto SPLA, quello che è la tipologia di agreement che può essere o corporate o academic, e vedere la start e la end date del contratto. Un'altra opzione che avete invece è quella di cliccare su Submit per poter procedere all'evasione del report. Cliccando su Submit, entrerete in una nuova finestra dove sarà visibile nel dettaglio quello che è il consumo riferito tendenzialmente a quello del mese precedente. In questo caso avrete la possibilità o di aggiornare le quantità qualora siano variate rispetto a uno SKU esistente, o altrimenti di cliccare su Add Product per aggiungere un nuovo prodotto. Quindi se rispetto al mese precedente il cliente ha utilizzato anche un nuovo prodotto, potete aggiungerlo in questa sezione. Il nostro sistema vi chiederà la SKU di riferimento, dovrete inserire il codice del prodotto, virgola, la quantità. Cliccare su Add to Usage. Il sistema vi confermerà che questo SKU è stato aggiunto correttamente al report e successivamente potrete andare avanti. Nel momento in cui sarà tutto a posto, avete verificato che è tutto corretto, potete cliccare su Move all items to basket. Una volta cliccato questo bottone, entreremo all'interno del carrello vero e proprio. In questa sezione qui avrete la possibilità di rivedere ancora una volta il numero di contratto, l'expiring date, i prezzi a voi riservati, che in questo caso vedete senza un prezzo, però li vedrete in quella sezione, e la parte dedicata alla compilazione dell'utente finale. In questo caso qui vedete che in alto c'è un messaggio in rosso dove vi dice che dovete provvedere alla compilazione dei dati dell'utente finale, cliccando sul simbolo rosso in corrispondenza del prodotto. Clicchiamo all'interno di questa icona e il sistema vi chiederà dei dati da inserire. Se il report è già stato inserito a sistema, quindi state procedendo come in questo caso semplicemente alla conferma, questi dati saranno già precompilati, quindi avrete già all'interno il numero di contratto e lo usage period. Lo usage period è riferito all'ultimo giorno del mese riguardante il consumo. Quindi in questo caso oggi siamo nel mese di novembre. A novembre noi andiamo a inserire quello che è stato il nostro consumo del mese di ottobre, quindi dovremo mettere l'ultimo giorno di ottobre, il 31 ottobre 2022. Nel caso siamo a gennaio e vogliamo inserire la reportistica di dicembre, la data da inserire sarà il 31/12 del 2022. Dovrete poi invece compilare voi i dati del reseller, quindi i vostri contatti personali, cliccare su Salva e torneremo all'interno della schermata precedente. In questo caso il messaggio in rosso di prima non sarà più visibile e l'icona che precedentemente era appunto colorata in rosso, in questo caso sarà colorata in verde. Questo significa che abbiamo la possibilità di andare avanti con la conferma dell'ordine e che tutti i dati che il sistema richiedeva sono stati inseriti. Clicchiamo quindi sull'icona acquisto. Vi consiglio di fare acquisto e non successivo perché? Perché nella parte successivo vi vengono richieste le opzioni per la spedizione.
essendo SPLA un programma software, non è correlato alla spedizione, quindi non dovrete assolutamente inserire nulla. Quindi in questo caso, andando su Acquista, entreremo all'interno dell'ultima parte della conferma dell'ordine, che è quella del riepilogo. Qui il sistema vi farà un recap di tutto quello che voi avete inserito, vi farà rivedere ancora una volta quelli che sono i dati del contratto, la data di scadenza, gli SKU, le quantità, i prezzi che avete inserito. Avete la possibilità all'interno di tuo riferimento d'ordine di modificare anche il vostro numero d'ordine qualora ne abbiate uno interno che poi debba essere visibile all'interno della fattura. Noi tendenzialmente mettiamo il numero di contratto col trattino della tipologia, quindi in questo caso vedete CORE perché è un contratto corporate, con la region, la country, il mese di riferimento e l'anno di riferimento. Ciò non significa che voi non siate liberi di modificarlo, questo è semplicemente un suggerimento che diamo noi. Andando ancora avanti, sotto vi farà vedere quello che è il totale, con IVA e senza IVA, e potrete cliccare successivamente su invia ordine. Nel momento in cui cliccate su invia ordine, riceveremo noi internamente il report da voi inserito, a voi verrà restituito un numero d'ordine che inizia sempre con I0, che sarà il vostro riferimento nei nostri confronti. Da quel momento lì noi poi manderemo la reportistica al vendor. Se non è presente il vostro report, quindi può essere che magari non abbiate confermato il report di utilizzo di un mese precedente, quindi magari non avendo confermato settembre-ottobre non è visibile, piuttosto che non avete mai fatto ordini con noi, quindi dovete inserire un nuovo consumo, dovrete cliccare su Generate New Report. In questo caso qui cosa succederà? Semplicemente il sistema vi riproporrà quello che abbiamo visto prima per quanto riguarda i prodotti aggiuntivi. Quindi vi chiederà di inserire quello che è lo SKU e la quantità che volete inserire all'interno del vostro prodotto. Una volta fatto, ci ritroveremo all'interno del carrello dove poi dovrete inserire i dati dell'utente finale. Passando invece a quelli che sono gli status che voi potete trovare all'interno della dashboard, ne abbiamo tre. Il primo è il needs to be submitted. Cosa vuol dire? Vuol dire che il report è disponibile a voi per la conferma, ma non è ancora stato confermato. Quindi noi necessitiamo del vostro inserimento o della richiesta a noi per poter procedere con l'ordine. Il secondo è submitted, quindi vuol dire che voi o noi questa conferma l'abbiamo data e abbiamo inviato questa reportistica al vendor, e nella colonna di reported on potrete anche vedere la data nel quale è stata effettuata questa azione. Come ultimo status abbiamo quello dell'invoiced, quindi vuol dire che l'avete confermato, l'abbiamo mandato al vendor e ve l'abbiamo anche fatturato. Potrete vedere anche in questo caso nella colonna reported on la data in cui avete confermato questo report e nella colonna di TD Synnex Invoice Number il numero di fattura che abbiamo emesso. Per quanto riguarda invece la gestione degli ordini, vi lascio i contatti che sono quelli del team di Microsoft, che potete contattare o tramite l'indirizzo mail sotto di microsoftcloud.it@ttsynnex.com o se no il numero di telefono al quale rispondono i miei colleghi, che è all'interno 5553 finale. Se avete domande inerenti anche all'inserimento dell'ordine, sono a disposizione. Spero mi abbiate sentito bene con l'audio. Sì, io ti ho sentito bene. Perfetto. Ho ripreso il controllo del desktop e lascio a voi la parola per domande, dubbi, considerazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto, abbiamo collegata con noi anche Alessandra Patti, che sicuramente sì, molti di voi, credo praticamente tutti, hanno sentito in questi mesi, anni, per quanto riguarda la parte di inserimento dell'ordine, di conferma della reportistica. Quindi se si palesano, facciamo vedere anche gli altri due, diciamo, con la colleghi. Io eventualmente colleghi. Stacco la
la presentazione, quindi se volete anche aprire il microfono e parlare, assolutamente usiamo anche questo momento per farlo. Se ci siete, Antonio e Francesca, che vedete qui, vi palesate. Ci siamo, ma non possiamo palesarci. Esatto. Dice okay. Che non siamo autorizzati. Ah, okay, molto bene. Perfetto. Vabbè, diciamo, il team è un team variegato. Quindi di Microsoft, lo stiamo riorganizzando appunto, e quindi diciamo io sarò diciamo affiancata e poi sostituita. No, adesso ci sei, Antonio. No, devi togliere la devi per parlare devi esatto. Sì, lo so. Ora ho provato e ha funzionato, scusate. Okay. C'è una domanda intanto sul sì, ho visto. Ritrovo nella mia area diversi report nello status sì. Da confermare, anche se riferiti a mesi passati sì, da tempo. Esatto, questo è il discorso che abbiamo visto, che poi vediamo offline, Marcello, perché diciamo abbiamo poi riaperto un nuovo contratto, dobbiamo sottomettere i report sotto quel contratto, ok? Quindi quello che volevamo il messaggio che volevamo passare sul discorso dell'inserimento dei report è che guidati ovviamente per le prime volte, lo farete voi, diciamo, se tendenzialmente l'inserimento del report e quindi sotto ovviamente la nostra guida, quindi diciamo era un po' questo il messaggio, per questo vi abbiamo fatto vedere come si inseriscono i report in modo da essere autonomi per l'inserimento, diciamo, nel futuro. Esatto, poi... sì, scusami Ale, come confermava Alessandra, la parte del generate new report che vi ho fatto vedere, un'altra casistica può essere, come appena ribadito Alessandra, la creazione di un nuovo contratto, quindi quello che avevate in precedenza è scaduto, bisogna inserire una nuova reportistica sul nuovo contratto, da lì poi in automatico nei mesi successivi vedrete il report precompilato a sistema. Mi sembra che abbiamo detto c'è ancora da quando dovremo procedere in modo autonomo per evitare di sovrapporci, allora potremmo procedere già con il report di diciamo di novembre che sarà fatto ai primi di dicembre e, appunto noi manderemo la registrazione comunque la prima volta lo potremmo rivedere insieme assolutamente, anzi lo facciamo assolutamente, quindi questo lo facciamo. Un'altra cosa che mi hanno chiesto appunto di specificarvi è che i report ovviamente sono parlato della parte corporate, si possono creare anche degli addendum academic, così come si possono creare degli addendum per l'end customer, quindi academic se i codici sono academic, infatti i listini che avete sono entrambi, hanno entrambi, cioè c'è lo stesso codice che ha tendenzialmente lo stesso codice che ha due prezzi diversi. E poi l'altra cosa è che se un utente finale ha un consumato di più di $1,000, bisogna riportarlo. E quindi in quel caso si deve creare un altro addendum a quel contratto con il nome dell'utente finale. Quindi semplicemente questo. E, altra cosa è che diciamo ha specificato Alessandro che ci saranno degli aumenti a partire dal 2023, cioè dei cambi di prezzo. E sostanzialmente abbiamo già evidenza di alcuni aumenti, quindi sarà molto importante inserire il report di gennaio entro la metà di dicembre per evitare appunto di incorrere in aumenti, perché a noi Microsoft a partire dal 16 dicembre ci fattura già il prezzo del 2023. Quindi poi questo lo vedremo e vedremo anche, cioè poi quando sarà pronto invieremo anche il listino del 2023 che comprende questi aumenti. Però diciamo questa casistica è successa varie volte ultimamente, quindi non è credo una cosa nuova, ecco. Ok, quindi... Avete appunto... qualche domanda, considerazione sì. Quello sì. Che dicevamo prima, anche sulla parte di servizi di post vendita, sulla parte di cloud support services? Aprite tranquillamente il microfono e fateci tutte le domande nel caso. È un momento anche questo per condividerle. Mi sa che dobbiamo l'unica cosa autorizzarli a parlarli, quindi qualora magari qualcuno avesse qualche domanda che vuol fare a voce, ci scriva che esatto. Autorizziamo tranquillamente. Però chattate tranquillamente le vostre domande.
è un cambiamento importante quello che Microsoft ha provato sul canale oggi. Il messaggio che vi lascio è come TD Synnex possiamo supportarvi su questo mondo Microsoft e mondo cloud, non solo come distributore ma anche come partner. E mi faceva appunto piacere capire le vostre domande e considerazioni. Ora. No, non ci sono ulteriori domande. Spero quindi che sia tutto abbastanza chiaro. Ovviamente poi prendiamoci un momento one to one per capire domande, appunto dubbi o considerazioni. Eventualmente mi fa piacere anche che ha partecipato chi non ha ancora il contratto Splau CSP con noi, ci possiamo sentire per valutare il passaggio a noi. Come dicevo, non ha nessun vincolo o nessun costo, vuole tranquillamente lavorare con il distributore che più ritenete opportuno. Il messaggio che vi lascio è che noi oggi possiamo veramente darvi una mano su queste tipologie di contratti. Ok. Direi che a questo punto vi possiamo ringraziare del tempo che ci avete dedicato. Ringrazio anche tutti i miei colleghi che sono presenti oggi in call e ringrazio Nicla. E rimango a vostra disposizione e ci sentiamo presto. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Buona giornata. Buongiorno.